Salve a tutti! Cominciamo col video su Dragon Maze. Guilds of Ravnica. The dragon Niv-Mizzet has come to a decision. Your aggressions threaten our city and risk all-out war. To quell these conflicts, the Izzet will include you in our grand project. The Fire Mind has discovered an ancient maze that winds through our world. It passes through all 10 hallowed guild gates, from Selesnya's welcoming arch to the dungeon door of Rakdos. Niv-Mizzet invites you to complete the maze's path and to choose a champion to traverse it. Warrior or diplomat, sorcerer or brute, choice is yours. Running the maze will be treacherous, deadly. Your fellow guilds will use every resource to stop you. And I am no exception. But you will send your champions, because solving the maze will yield a prize that will change our world forever. One being will rule the guilds of Ravnica. Prima di cominciare, molti di voi mi hanno fatto delle domande. Ad esempio, perché da un po' che non fai più video? Beh, la risposta è semplice e purtroppo scontata. Perché non ho tempo. Tra università e teatro ci sono delle giornate in cui il mio orario è 9-11 di sera. Ci sono delle giornate in cui, scusate, ma semplicemente non ne ho voglia. Se vi ricordate, avevo iniziato con alcune idee, ad esempio i video col commento di Yu-Gi-Oh! Pro, o i video con gli spoiler, un po' come faccio di Magic, ma di Yu-Gi-Oh! Onestamente ho visto poco interesse per la cosa. Non so se è realmente quello che voi provate, ma io l'ho percepito così. E quindi non mi sono sentito troppo invogliato ad andare avanti anche con quelle cose. Poi sì, ho avuto anche altri impedimenti e mi sono fermato per un po' di tempo. Poi onestamente, diciamocelo, 2 settimane fa sono iniziati gli spoiler di Dragon Maze e io ogni carta nuova che vedevo uscire la mia voglia si schiantava completamente. Dragon Maze ha sicuramente 2 lati positivi. Il primo è che al suo interno ci sono molte carte divertenti e giocabili all'interno dei draft e dei sealed, insomma il formato che noi conosciamo come limited. L'unico problema è che io sboosterò una carta durante un draft e poi non la potrò usare nel draft successivo e quindi il divertimento, diciamo, è determinato da quello che io apro. L'altra cosa sono le citazioni, diciamo, delle carte della precedente Ravnica o di espansioni ancora precedenti. Vi faccio un esempio. Da una parte abbiamo Pernicious Dib, carta sconosciuta se giocate Modern, ma conosciutissima se l'avete giocata nel Rock, ad esempio. E dall'altra parte, Gales of Granite. Un'altra similitudine che ho notato anche io è ad esempio con Cricca Vendilion e Ladro di Concetti. Intendiamoci, perché so che certa gente darà di matto sentire questa cosa, non è che sono uguali o sono un miglioramento o peggioramento dell'altro, però il fatto del flash che vada a interagire con la pescata è lì che io vedo la somiglianza, ok? Per il resto, devo dirlo, io non gioco da molto, però non sono mai stato deluso da un'espansione come dal Labirinto del Drago. Visto l'esagerato numero di meccaniche peculiari presenti all'interno di Ritorno a Ravnica in Irruzione, in quest'ultima espansione, tenendo conto anche che è un set piccolo, c'è stata una sola nuova meccanica, l'11ª del blocco però,
ed è la meccanica di fusione. La meccanica di fusione ci riporta alla vecchia Ravnica con un'altra citazione, che è quella delle carte split. Le carte split in pratica sono due carte in una, cioè un'unica carta in cui è disegnata da un lato una carta, che potrebbe essere di uno o più colori, e dall'altro un'altra ancora. Esistono carte split bianca da una parte e verde dall'altra, oppure esistono carte split Selesnya da una parte e Simic dall'altra. Dicevo, la nuova abilità introdotta in questo set è l'abilità fusione. Come funziona? Così. Non so se siete riusciti a leggere, ma praticamente è semplice. Fusione dice che quando si lancia dalla mano una carta split usando la fusione, si possono lanciare entrambe le metà. Nelle vecchie carte split questo non era possibile. Si possono lanciare entrambe le metà, si deve pagare il costo di mana di entrambe, quindi se una metà costa 2 e l'altra 3 si pagherà 5, si parte dalla parte sinistra e si risolve la sinistra e poi la destra. E questo più o meno è tutto. Il mio intento principale era di fare questo video e dividerlo in 3 parti. La prima, questa che avete visto. La seconda, le mie solite classifiche relative ai campioni, alle mitiche una per gilda all'interno di questa espansione, appunto, e un'ultima parte relativa ai consigli per il draft o il pre-release. Il pre-release cominciano oggi, quindi ovviamente non sarà possibile quest'ultima parte, perché purtroppo non c'è stato tempo. Mi dispiace, ma così va la vita. Però, per farmi perdonare, ho deciso di lanciare un'altra iniziativa. Sabato prossimo, il 4 maggio, c'è il launch party di Labirinto del Drago. Io, la mia telecamera e il mio amico Tubo, che tra l'altro viene dai materiali del pre-release di Dragon Maze, saremo a Pandora a Silvelle di Tre Baseleghe. Quindi praticamente mi potrete vedere draftare.